Siamo a giovedì e questa settimana c'è un secondo benchmark ed oggi è NG. Riscaldamento di oggi è in modalità EMOM, quindi each minute on the minute per 6 minuti, dove sul singolo minuto andremo a fare 40 secondi di lavoro e 20 di riposo. Nei minuti dispari cosa andremo a fare? 40 secondi di down and up, avremo poi i 20 secondi di riposo e nei minuti pari invece andremo a fare 40 secondi di reverse lunges. Andremo a alternare quindi questi due movimenti per 3 volte fino a completare i 6 minuti. Per quanto riguarda il workout di oggi, abbiamo detto che è un benchmark del CrossFit, come abbiamo detto lunedì, quando lo finirete, mi raccomando, scrivetevi sulla vostra agendina, sulle vostre note del cellulare, il tempo che farete, così poi lo andremo a confrontare tra un po' quando lo andremo a rifare. Il benchmark è NG, è un 4 time e nel minor tempo possibile cosa dovremo fare? 100 pull up, 100 push up, 100 sit up e 100 air squat. Vi manca ad esempio la sbarra? Non vi preoccupate, andate sotto a leggere in descrizione le altre due modalità di allenamento, home equipment e no equipment, in maniera tale che possiate comunque allenarvi in qualsiasi luogo voi siate, in qualsiasi condizione, quindi qualsiasi attrezzatura voi abbiate, e alla fine, quindi dopo questo benchmark, quando sarete sudati, fradici ma super felici, come parte finale del workout di oggi, un bel selfie post workout e ci taggate su tutti i nostri social, che sono Instagram, Facebook, ovviamente oltre a questo canale YouTube. Primo movimento, down and up, quindi appoggiamo le mani davanti ai piedi, lanciamo i piedi, ci ritroviamo in plank con il corpo teso, dopodiché attiviamo l'addome, richiamiamo i piedi vicino alle mani e ritorniamo dritti in piedi. Appoggio, lancio, richiamo, estendo. Movimento successivo, reverse lunges, quindi affondi all'indietro, quindi dovremo fare un passo indietro, il ginocchio della gamba dietro va a toccare il pavimento, spingiamo con la gamba dietro e ritorniamo nella posizione di partenza, alternando sempre ovviamente gamba destra e gamba sinistra. Primo movimento del workout sono i pull up, ci appendiamo alla sbarra, swing, quindi ole superman, pike e un pull, cioè tiriamo, arriviamo con il mento sopra la sbarra dopo aver esteso l'anca. 100 pull up, o andiamo a leggere poi in descrizione sotto come scalarli, dopodiché andiamo a terra, ci corichiamo e dobbiamo eseguire 100 push up, quindi mani più o meno sotto le spalle, dita leggermente extra ruotati, gomiti vicino al corpo, corpo completamente teso, ci spingiamo via da terra, ritorniamo, poi dopo aver steso le braccia con petto e cosce che toccano il pavimento, eseguiamo così le 100 ripetizioni prescritte. Movimento successivo, sempre 100 ripetizioni, sono i sit up, quindi seduti, uniamo le suole delle scarpe, portiamo i piedi vicino al corpo, ci corichiamo, tocchiamo il pavimento dietro la testa e tocchiamo con le palme delle mani davanti alla punta dei piedi, sempre il pavimento. Eseguiti anche qui 100 sit up, ci aspettano le ultime 100 ripetizioni che sono di air squat, quindi torniamo i piedi. In piedi aumentiamo la distanza tra i piedi, ognuno al proprio squat, e tenendo ben piantato a terra tutto il piede scendiamo in accosciata completa con l'anca che arriva più in basso del ginocchio, schiena dritta, sguardo rivolto in avanti e dita verso il cielo, ed eseguiamo così le ultime 100 ripetizioni. E per concludere, dopo il benchmark, un bel selfie post workout, taggateci sui social. Ciao ciao.